Sì, è stata una manifestazione sicuramente ben riuscita, organizzata in così breve tempo, e per questo devo ringraziare l'ufficio turismo e tutto lo staff che mi ha supportato, e insieme con tutte le associazioni, la Lega Navale e i commercianti, gli esercenti del mare, siamo riusciti a organizzarla al meglio con queste tempistiche così brevi. Molte sono state le iniziative e gli eventi che hanno animato le tre serate, prima fra tutte la musica che ha regnato sovrana in queste tre sere, quindi animando la movida della città fronte mare. E soprattutto le gare, prima fra tutte la gara dei pattini organizzata dalla Lega Navale, che hanno permesso di poter, come dire, premiare nella prima puntata zero il vincitore del Palio del Mare, che è stata proprio la Lega Navale, alla quale va veramente il nostro più sincero e sentito ringraziamento, perché è stata fondamentale nell'organizzazione e ha vinto questa prima edizione. Insieme ad essa le bancarelle dell'artigianato, di hobbisti. Va detto soprattutto che l'intenzione è quella di portare il Palio dal centro storico al mare, quindi avere dal prossimo anno, dopo questa puntata zero, una nuova edizione che faccia da contraltare al centro storico, però sul mare. Quindi di nuovo veramente grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, e avremo davanti 365 giorni per poterla organizzare al meglio e dare ulteriormente il massimo per l'anno prossimo. Grazie, a presto.